Purtroppo bisogna precisare che è l'unica regione italiana che non ha mai proceduto ad erogare questi fondi, o meglio che non ha mai permesso l'erogazione di questi fondi al Ministero. Quindi ci troviamo in una condizione in cui i soli studenti abruzzesi sono gli unici studenti a non aver avuto garantito un diritto, da non aver percepito queste borse di studio. Il problema sta nel pressappochismo in cui purtroppo è stato ad oggi gestito sia dall'ex assessore sia dall'attuale assessore Quaresimale il Dipartimento Istruzione, il Servizio Istruzione. Sembrerebbe addirittura che l'elenco del 2017-2018 sia andato smarrito e noi ci troviamo in una condizione in cui, se entro la fine di questo mese la Regione non comunica i fondi, ovviamente questi fondi rischiano la perenzione e quindi rischiano di perdersi a danno di tutti gli studenti abruzzesi. Ad oggi, per le tre annualità scolastiche, da quando è stata istituita appunto la borsa denominata Io Studio, alla Regione Abruzzo sono stati assegnati più di 2 milioni e 700 mila euro. Entro novembre rischiamo di perdere però la prima tranche, che è di più di 820 mila euro. Quindi sono fondi rilevanti, fondi già che in una condizione normale la Regione ha l'obbligo e il dovere di impiegare efficientemente e in maniera tempestiva. Va da sé che in una condizione come quella che stiamo vivendo, di gravi criticità sul piano sanitario, economico e sociale, ancor di più la Regione ha l'obbligo di utilizzarli tempestivamente. Faccio un appello al Presidente Marsilio e allo stesso Assessore Quaresimale affinché smettano di fare propaganda, smettano di acuire uno scontro istituzionale che non porterà nulla e non sta portando nulla al nostro territorio, ma pensino alle cose serie. E questa, verso i studenti abruzzesi, lo è.